Di questa accoglienza così cordiale, generosa e persino stupefacente, visto che parliamo di esse, per quanto mi riguarda almeno. Anzi, vi posso raccontare un momento di intimità interiore. Quando sento queste lodi così elevate, così incondizionate, e mi accade spesso negli ultimi tempi, l'altro giorno sono stato a Nosedo e hanno conservato addirittura il casco che mettevo con le mie firme nelle 14 visite per vedere quanto fossero in processo i lavori, e l'hanno coperto con delle strisce di scotch per evitare che perdesse la caratteristica della firma. Quindi hanno avuto questo senso di attenzione per me, e spesso in queste circostanze sono stato alla colma di uno dei grattacieli. Insomma, tutti ricordano quello che abbiamo fatto, e io penso sempre: ma queste cose così belle, così straordinariamente generose, si dicono delle persone che non sono più tra noi. Quindi io vi ringrazio dei funerali da vivo, oggi ne ho un altro, perché tutti vorremmo sentire queste cose, ma quando siamo lì parlano bene di noi, ma non le possiamo ascoltare. Quindi grazie di questa gentilezza. Venendo ora a qualcosa di più, ma lo dico ironicamente e umoristicamente, vi ringrazio per tante ragioni, ma una in particolare, perché mi permettete di dire molto poco. Io non sono un oratore, chi ha lavorato con me sa che ho questa caratteristica. Forse ho una buona memoria e quindi posso raccontare qualcosa, ecco, in questo forse riesco a trovare uno spazio di comunicazione adeguata. E negli anni in cui stavamo con fatica, con grandi contrasti, con persino delle violenze in tutti gli scenari, quelle fisiche proprio dei centri sociali che venivano organizzati per gestire, per impedire l'inizio dei lavori nei luoghi in cui si stava costruendo la nuova Milano, ma poi anche i conflitti nei tribunali amministrativi, insomma un'ostilità estrema. E devo dire, c'era un grande, è ancora vivente ma adesso ha cambiato un po' idea, c'era un grande non solo cantante, autore, ma anche un po' maître à penser, Celentano, che aveva addirittura fatto una canzone, non quella della Via Gluck, quella era ai tempi dei pantaloni corti, quando appunto non avevo già più capelli, ne aveva fatta una contro quello che stava avvenendo a Milano, e ero anche citato in maniera molto, diciamo, critica. Sono a Roma, ecco la memoria, sono a Roma a un convegno dell'ANCE, non dei comuni, dell'associazione dei costruttori. C'era anche Veltroni. A un certo punto, alla fine di questo convegno, nel colmo di quella polemica, vengo circondato da una selva di televisioni, microfoni, giornalisti, eccetera, e tutti mi chiedono di commentare le frasi di Celentano, molto critiche su quello che stava avvenendo a Milano. Io ricordo che dissi: io non ci sarò, tornate tra 50 anni e vi vedrete che cosa resta dei Bernini e dei Brunelleschi di oggi che stanno costruendo a Milano, architetti del mondo, non i soliti 4-5 come i soliti 4-5 immobiliaristi dei decenni precedenti, del mondo, sono 12, e delle belle canzoni di un bravo menestrello. Sono bastati 10 anni per gloriarci tutti, anche quelli che erano ostili, di quello che è avvenuto. Quindi vi ringrazio perché mi dà la possibilità di dire poco, perché quello che è avvenuto, i fatti, le opere ci superano. Noi possiamo aggiungere e togliere molto poco con le nostre parole, anche le mie, ma quello che resta è la realizzazione di quello che sta avvenendo e non è ancora finito, ma è partito con noi. E in questo mi piace citare, io ho solo fatto ho lanciato uno sguardo a queste bellissime foto di Elena Galimberti. Poco fa l'amico fotografo e impegnato anche in altro ha detto una cosa bellissima: che Milano vive in fretta, che percorriamo le strade con un passo svelto, abbiamo un impegno che ci insegue più che noi seguire l'impegno, siamo pieni di attività, è un dinamismo
non vorrei risalire al futurismo altro, ma c'è qualcosa dello stigma di Milano anche in questo. E la foto è un momento in cui si ferma quello spazio temporale, quella sequenza di cose che rincorrono le une le altre. Spesso i grandi ritrattisti sanno fermare in un attimo, togliendo dal tempo che scorre quello sguardo, e concentrano in quell'attimo che riescono a cogliere una personalità, una storia, una sofferenza, una gioia, un insieme, l'anima. Ecco, Elena, da quello che ho potuto vedere, lei è riuscita, nello spazio che ha fermato, nel tempo che ha fermato, nello spazio che ha estratto dal tempo, a cogliere degli aspetti di bellezza del nuovo e insieme di accostamento con la Milano storica. E ci ha messo anche dei cittadini, ci ha messo degli anonimi personaggi che siamo noi, che siamo tutti noi, nell'anonimato di una città che cresce, che forse ci supera anche per quello che sta avvenendo. La nostra vita forse è più piccola di quello che sta avvenendo intorno a noi, ma c'è anche questo. Quindi trovo stupendo questa capacità lirica di dire l'intimità del cittadino, di chi scorre nella strada senza essere troppo consapevole di quello che avviene, e la bellezza del futuro che insieme abbiamo, insieme a una straordinaria squadra, abbiamo preparato, che oggi vedete svolgersi davanti a noi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.